settimana i titoli diversi a cui abbiamo giocato sono stati 9. Tra Kickstarter, novità e titoli di qualche tempo fa. Ciao a tutti! Giocatori, giocatrici e semplici curiosi! Noi siamo Giullare e vi diamo il bentornato nella nostra mansarda per un nuovo diario di board game, ovvero tutto ciò che abbiamo giocato nella settimana che per noi è appena trascorsa. E come sempre, se siamo qui è soprattutto grazie al supporto di chi ci segue su Patreon, e quindi se anche voi volete darci una mano a continuare a crescere, potete cliccare nel primo link qua sotto in descrizione e scoprire quali contenuti esclusivi potreste avere. Perché ridi? Teo! Mi sono girata un attimo e ho visto il ciuffo. No, così, o tieni tutto su. Ah, ma no, ma qua è la cosa più. Ok. Vi abbiamo già parlato di Las Vegas, Everdell, i Cavalieri dello Zodiaco, Micro Macro, No Talone, Sei e Ne Prendi. Quindi partiamo subito col parlarvi ancora di Giungla, titolo di cui avete già visto il nostro gameplay questo mercoledì e che, se siete stati attenti e avete già visto quel video, sapete che proprio da domani, 22 maggio, partirà su Kickstarter. E vi lasciamo immediatamente anche qua nelle schede e ovviamente sotto in descrizione il link per raggiungere la campagna se volete approfondire questo titolo. Allora, Giungla, come avete visto mercoledì, è un astratto, qui non gioca astratto e come sapete i giochi astratti fatico a giocarli e si è visto benissimo nel gameplay, quindi se non l'avete visto andate a vedermi in difficoltà nel gameplay perché io fatico con gli astratti, quindi Giungla, essendo comunque un astratto e a mio parere anche un astratto di un certo livello, ho faticato. La mia difficoltà è stato che ogni animale aveva un suo movimento, ogni animale ha una sua abilità e ogni animale ha delle eccezioni. Già un gioco astratto di per sé comunque ti porta a pensare un po' di più, perché comunque devi tenere sott'occhio comunque il tuo gioco e soprattutto il gioco dell'avversario, no? Come negli scacchi, qui ancora di più, perché comunque una mia mossa potrebbe agevolare e facilitare l'altro, oppure devo pensare alla mia mossa per mettere in difficoltà l'altro, quindi cercare di capire cosa l'altro voglia fare, e già questo per me, cioè, veramente difficilissimo. Come diceva Ale, effettivamente il gioco mi sembra che abbia dentro troppe regole e troppe eccezioni, alcune volte anche un pochino controintuitive. Il fatto che ci siano anche diverse tipologie di terreno, che l'animale, a seconda di quale animale si trova davanti, possa fare una cosa piuttosto che un'altra, non l'ha reso così immediato ai nostri occhi. Non è una tipologia di giochi, quelli astratti da scacchiera per due giocatori, che ci piace particolarmente, però un gioco come Akros, uscito l'anno scorso, che è anche rientrato nella nostra top 10, ha avuto per noi il grandissimo pregio di essere sì un astratto per due giocatori, ma con due regole. Invece in questo gioco le regole, seppur di base, sono poche, perché scegli un pezzo, lo muovi e poi lo orienti, in realtà diventano tante di più nel momento in cui io devo tenere a mente tutte le possibili eccezioni che ci sono al movimento di tutte le pedine. Se in più poi a questo aggiungo anche il ragionare sul faccio questa mossa così poi potrò fare questa, se lui fa quella, ma se lui fa quell'altra allora io farò questa, diventa veramente complesso. Ovviamente noi abbiamo giocato solo il prototipo e quindi ci basiamo solo ed esclusivamente su questo, ci teniamo a sottolinearlo, così come i materiali con cui abbiamo giocato sono prototipali. C'è da ammettere che se da un lato le illustrazioni sono veramente molto belle, in realtà nel gioco di per sé non aiutano così tanto, perché magari ti trovi a dover dire: aspetta, quel pezzo là un po' nascosto che animale è? Ah, ok, è quello lì, quindi quello lì se lo attacco con quest'altro pezzo posso farlo, ma se lo attacco con questo qua no, quindi non lo rende immediatissimo per come sono appunto illustrate benissimo, per carità, queste pedine. Però ai fini proprio pratici del gioco di per sé abbiamo faticato un po', ma questo, ribadiamo, era un prototipo e quindi volevamo dirvelo perché ha sicuramente influito un po' nel nostro giudizio, ma è un prototipo e quindi ovviamente il gioco finale non avrà i materiali con cui abbiamo giocato noi. Come già anche vi abbiamo detto nel gameplay, questo gioco è stato sviluppato da un papà e dai suoi figli, quindi io mi aspettavo un family, però secondo me giocarlo con i bambini lo vedo un po' difficile.
Quindi, se però vi piacciono i giochi scacchistici, in cui comunque vi piace concentrarvi, vi piace dare dedizione, come si dice? Dedicare tempo. Non mi veniva il termine tecnico, professore? Perché sicuramente è un gioco in cui, ovviamente, più lo giochi, più affini l'esperienza, più ti entrano in testa comunque tutte le varie abilità, le varie categorie degli animali e le varie possibilità che questi animali hanno. Se siete questa tipologia di giocatori, Giungla non vi deluderà, perché comunque è un gioco impegnativo. Per la tipologia di giocatori che siamo noi, Giungla non è entrato nelle nostre corde. In ogni caso, il Kickstarter partirà domani, ve lo ricordiamo ancora. Vi consigliamo comunque di andarvi a vedere qualcosa sulla pagina, ci saranno sicuramente tanti contenuti anche di altri, magari più avvezzi di noi a questi giochi, e nel caso dategli comunque un'opportunità. Abbiamo poi provato Mido. Io quando ho visto questa scatolina con questa volpina circondata da tutte queste erbette, gli occhi no, sono diventati a cuore. E le immagini anche delle carte sono stupende, e quindi ha catturato il mio occhio, il mio cuore ancora prima di giocarlo. Io anche ero molto curioso di Mido, mi ero informato sul titolo per parlarvene in un Gaming Soon e effettivamente mi aveva colpito. Infatti, come c'è stata la possibilità, l'abbiamo subito preso e provato, e il gioco funziona bene, mi è piaciuto. È una sorta di... ti devi creare un po' un tuo motore, in quanto noi prenderemo delle carte che all'inizio, ogni carta per poter essere giocata ha però dei requisiti, e quei requisiti devono già essere delle carte che noi abbiamo giù davanti a noi. Ci saranno alcune carte iniziali che non danno punti, ma che ti danno alcuni simboli con cui partire, e tu devi cercare quindi di prendere carte che una volta giocate ti copriranno alcuni simboli, ma te ne daranno altri, e cercare di inanellare così delle sequenze di simboli da dover giocare. Quindi non lasciatevi illudere e incantare da questi animaletti e queste piantine molto carine e cucettose, perché poi il gioco richiede comunque concentrazione. Sì. Concentramento! Che è un attimo di oddio, metto questa e poi dico cacchio, no, però ho coperto quel simbolo che mi serviva per fare quell'altra cosa. Quindi c'è, cioè, le azioni anche da fare non sono tante, cioè prendo carte, metto il mio... la frecciolina. La mia frecciolina che mi indica che numero di carta prendere, in quale posizione prendere la carta, e la tengo in mano e poi posso giocare giù una carta. Quindi, cioè, le azioni sono quelle. È semplicissimo da però crearti il motore che ti permetta di giocare effettivamente le carte e non andare a coprire. Esatto, non è così semplice. E la cosa, cioè, che è bellissima, bellissima. Cioè, nel regolamento c'è tutto un altro regolamento, un indice delle carte. Ecco, un indice delle carte. E infatti Albi mi ha detto, mamma mia, cioè, ho guardato l'indice delle carte, se per ogni carta c'è tutta questa spiegazione, il gioco è allucinante. In realtà, cioè, su ogni carta c'è un codice, voi andate su questo libretto qua a cercare il codice e c'è spiegata carta per carta, quindi tutte le carte presenti nel gioco sono lì, e c'è spiegata una curiosità, una descrizione dell'immagine che trovi lì. L'ovulo di Michelangelo. Unica cosa però, se vogliamo vedere un po' il pelo nell'uovo, bellissime le illustrazioni, bellissima tutta l'ambientazione, il fatto che per ogni carta c'è spiegato tutto, ma è totalmente inutile ai fini del gioco questa cosa. Non serve a niente, ma non ti senti neanche che stai andando a passeggio nel bosco vedendo gli animaletti e le piante, che invece vorrebbe essere un po' lo spirito del gioco, perché in realtà sarà tutto un guardo simbolo, lì c'ho la larva, lì c'ho l'erba, lì c'ho l'albero, lì c'ho lo steccato e posso giocare questa carta che mi dà 4 punti, fine. Bellissima tutta l'ambientazione e tutto, però poi in realtà proprio in gioco le meccaniche del gioco non ti portano a percepire questa ambientazione, che è molto bella e molto curata, i materiali sono anche belli, forse le carte sono un po' leggerine, ma vabbè, chi se ne. E quindi il gioco poi è piacevole, è bello, c'è anche una bella interazione tra i giocatori, al di là del rubarti le carte, quindi gli slot sulla plancia, che quello non si sente così tanto, soprattutto in due giocatori, in più giocatori sicuramente rompe un po' di più le balle, ma si sente tanto sul falò, che è quindi un posto dove noi, nel momento in cui abbiamo certe combinazioni di simboli, possiamo fare dei punti aggiuntivi. Lì chi arriva effettivamente prima a farlo, o chi ti tappa il buco anche se non lo può fare pur di non farti fare a te dei punti, li rompe veramente un sacco. Brutta, né? Gioco molto piacevole, le illustrazioni bellissime, i materiali bellissimi, ma non vi sentirete nel bosco. Sì, vabbè, non, l'ambientazione non si sente. Però è giusto di...
cioè uno certo. Lo vede e dice ah che figo, guardi wow, in giro wow, per la natura non è, no, e poi vabbè, guardi sì, le carte non è che profumano, cioè c'è la fragola, la no, che però profuma, però poi guardi però. E concludiamo la nostra serata e concludiamo la nostra settimana ludica con Forum Traiano. Torna finalmente il nostro Feld Peldone sul nostro tavolo. E Forum Traiano l'avevamo già provato anni fa, quindi io avevo ricordo di averlo provato, ma basta, cioè non mi ricordavo assolutamente niente di questo gioco. Eppur mi sono scordato di te. Ma se non mi ricordo il gioco di Feld, vuol dire che fa cagare? Oh. Però poi lo abbiamo giocato e a me è piaciuto molto. Il gioco parti a leggere le regole e inizia a setupparlo e c'è un sacco di roba, tantissimi tassellini, tantissime tessere, tantissimi edifici di colori diversi, lavoratori, architetti, ingegneri, tribuni, insomma pedine di ogni colore, e guardi tutta sta roba, inizia a leggere le regole e sei un po' spaesato. In realtà poi il gioco di per sé è semplicissimo ed è anche super veloce, perché tu prenderai in base a due carte che vengono girate a caso due tassellini dalla tua plancia, uno lo tieni per te, uno glielo dai all'altro, ne scegli uno dei due che hai davanti, fai l'azione che c'è scritta sopra che ti dà solitamente risorse, e poi con queste risorse costruisci un edificio sulla tua plancia. C'è poi un gioco di maggioranza, ci sono tanti aspetti dei tracciati su cui avanzare, punti che ti danno certe combinazioni di colori, certe combinazioni di tipologie di edifici che tu costruirai, punti che ti arrivano in vari modi, e quindi riuscire a giocare bene, fare tanti punti non è assolutamente facile. Però il gioco comunque è piacevole, perché poi giocato è snello, ti richiede magari più tempo a prepararlo e spiegarlo che poi non effettivamente sì, a entrare nel gioco e iniziare a giocarci. Sì, ma ha spiegato tutto, quindi questo sarà questo può fare questo quest'altro. Poi abbiamo fatto il primo giro. Il gioco secondo me non è uno dei migliori di Feld, no. Ce ne ne ha fatti di più belli, di più brutti. Snelli, di più lineari, ne ha fatti anche di più brutti. Mi ricordo che quando uscì, infatti questo poi anche l'aveva portato in Italia DV Giochi, ma non era andato bene, è finito in fretta tra gli sconti e effettivamente non ha avuto tanta fortuna, però perché mi ricordo che effettivamente quando era uscito se ne era sentito parlare abbastanza male. Secondo me non è così giusto, è vero che non è un gioco perfetto, non ha appunto forse addirittura un po' troppa roba dentro, lo si poteva snellire un pochino, però è piacevole, via, se vi piacciono i giochi non troppo pesanti ma comunque corposi, allora secondo, se lo si trova ancora in giro scontato, un'occhiata dategliela, perché già solo per la quantità di roba che c'è dentro la scatola vale. 892 finisce così la nostra settimana ludica, ma prima di salutarvi come sempre vi ricordiamo che lunedì è uscito il gameplay di Calico, quindi amanti dei gatti e non, se volete vedere chi ha tessuto, chi ha costruito la copertina, chi è il maestro della trapunta, chi è il maestro della trapunta, e se volete vedere anche un bellissimo finale allegro e canterino e non l'avete ancora fatto, andate a recuperarlo. E mercoledì è uscito proprio il gameplay di Giungla, titolo che ancora una volta vi ricordiamo uscirà domani su Kickstarter e di cui trovate il link sia tra le schede che sotto in descrizione per andare ad approfondire il progetto, e se volete potete ancora guardarvi il nostro gameplay uscito per l'appunto mercoledì. Come sempre noi vi ricordiamo di seguirci dappertutto, perché se pensate a un social noi ci siamo, mi raccomando lasciateci un bel like, fateci sapere quale dei titoli di cui vi abbiamo parlato vi ha incuriosito e se ci sono titoli di cui vorreste sentirci parlare nelle prossime settimane. Come sempre vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare, i giullari vi salutano e che il gioco sia con voi. Ciao!